porta via l'orientamento senza perdere tempo, finalmente il cambiamento. Il nome di una cosa è quello che ti dà il senso della cosa. E noi volevamo riavvicinare le persone alla natura, ai ritmi naturali. La caratteristica principale della natura era il fatto che tutto è in continuo mutamento. Nella natura che vediamo attorno a noi, ma anche noi siamo natura, e anche noi siamo ogni giorno in continuo mutamento. Però non sempre sappiamo e abbiamo chiarezza della direzione di questo mutamento. E quindi siamo spesso in questa condizione di boh, di non sapere. Quindi questa è la terra di boh. E da lì è nato il nome che adesso ci accompagna. Terra di Boh è un marchio in questo momento che tiene dentro tre tenute, che ha certe dinamiche, che vuole portare avanti certi discorsi. Quando noi facciamo cultura la facciamo dentro la natura, quindi in realtà è come un matrimonio inscindibile. Io non organizzo l'evento culturale al centro commerciale, per me l'evento culturale è qui. Abbiamo tutta una sezione della Terra di Boh che è sempre in progress, appunto dall'anfiteatro naturale alla casa sull'albero. La spirale delle aromatiche che sta qui giù non esisteva, e da lì pian piano questa cosa è cresciuta con l'organizzazione di soprattutto della didattica con le scuole. Noi in realtà abbiamo una trentina di percorsi didattici che proponiamo alle scuole, dalla scuola materna alla scuola media, percorsi che vanno dalla piena emotività in natura alla operatività, che ne so, come fare appunto, come seminare, come trapiantare, come fare un innesto, come fare una talea, a percorsi molto, molto più emotivi, come per esempio il gioco delle nuvole danzanti, oppure come fa dal chicco di grano al pane, che è il percorso didattico più comune, più scelto, più utilizzato da tutte le fattorie didattiche, a percorsi un po' più articolati, per esempio come il viaggio nei quattro elementi della natura, dove i bambini diventano degli esploratori delle proprietà di questi quattro elementi. Oltre alla didattica abbiamo curato tutta una serie di altri eventi, per esempio ci interessava promuovere il discorso del cibo sano, quindi abbiamo iniziato questi eventi domenicali che si chiamano proprio le Domeniche di Boh, che facciamo l'ultima domenica di ogni mese, dove vengono qui tutti i produttori della zona che fanno biologico e vendono i loro prodotti a chilometro zero, gli artigiani che recuperano antichi mestieri, antiche arti, o che fanno realmente artigianato con materiale ecosostenibile. E durante queste domeniche, oltre alla possibilità di pranzare tutti assieme sui prati, ci sono laboratori per bambini, incontri per gli adulti. Il pranzo funziona così, non facciamo un pranzo d'agriturismo, sono dei pranzi molto frugali. Terra di Boh prepara sempre due primi con prodotti biologici, e ogni mese c'è un cuoco bio diverso che propone un piatto unico. L'abbiamo fatto proprio nella logica di far conoscere alle persone che esistono anche i cuochi bio. Al mercatino contattiamo dei produttori agricoli che sappiamo che fanno bio, e gli artigiani, sì, gli diamo uno spazio, loro possono scegliere della grandezza che vogliono e loro vendono, ognuno vende i propri prodotti. Vediamo che c'è tanta partecipazione consapevole da parte delle persone, cioè le persone sono contente quando scoprono che c'è una realtà del genere, che possono vivere determinate cose con tempi più naturali, tra virgolette, meno umani, perché ormai l'umano corrisponde a tempi troppo stressanti. Io lavoro per il cambiamento, lavoro e vivo, mi piace vivere per il cambiamento in positivo, chiaramente, delle cose. Sento che c'è questa esigenza di cambiamento verso questa direzione. Magari ero io che non la vedevo e c'era, però la mia sensazione è che adesso ce n'è sempre di più.
Incontra e conosce qualcuno che agisce.